Qui a Venezia l'arrivo della Commissione di valutazione del CIO, si è parlato di molti argomenti, quelli tecnici, tra cui anche il rifacimento della pista Eugenio Monti per un futuro, ma si è parlato anche di questioni economiche come il sostegno e la copertura economica a questa avventura di Milano e Cortina, avventura che la Commissione esplorerà nei dettagli nei prossimi giorni. Poco prima dell'arrivo della commissione il governatore Zaia assicura siamo pronti e abbiamo studiato un bel dossier redatto con serietà e per quanto riguarda le coperture economiche. Ma guardi stiamo parlando di Olimpiade per cui non dare i soldi alle Olimpiadi vuol dire non dare più a nessuno ma siccome ho visto che giustamente sono stati dati a Torino per, per l'evento del tennis e direi gli ATP di tennis direi che è giusto in ugual misura ovviamente rapportata all'evento darli anche alle Olimpiadi. Il governo, specifica il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, firmerà le garanzie indirette e ha chiesto al comitato organizzatore quali investimenti potranno essere finanziati come opere di interesse generale, come la messa in sicurezza degli impianti per i disabili. Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedini intanto ha sottolineato come nel 1956 siano state le Olimpiadi a dare lo slancio decisivo per il paese. Ora si sogna in grande. Direi che siamo molto preparati: c'è stato un grande lavoro, una bella organizzazione. Mi pare che siamo molto positivi, quindi assolutamente un buon auspicio per questa visita. Così il capo della commissione Octavian Morario. Siamo in una regione bellissima e sappiamo che c'è tradizione sportiva, così come in Italia. Intanto il presidente del CONI, Giovanni Malagò, commenta così, il governo ha seguito la candidatura dall'inizio anche a livello di impegno, dice, l'idea era giusta dall'inizio.